quali le primissime emozioni? Grandissime, neanche ce l'aspettavamo, non si sente nulla, che stanno festeggiando, vorrei festeggiare anch'io, sono felicissimo di tutto. Sentivo che ci stava una voglia di cambiamento in città, questo lo avvertivo giorno dopo giorno, più passava, più ci avvicinavamo all'elezione, più si sentiva. Questo grande distacco non me l'aspettavo veramente, sono fiero di quello che è stato fatto, della squadra, e sono contentissimo e ringrazio prima di tutti i cittadini che mi hanno voluto consegnare questa ampia fiducia per poter governare in modo corretto, giusto per questa città e cominciare a fare i cambiamenti che ci siamo detti in campagna elettorale. A chi dedica questa vittoria? Prima di tutto a mia madre che non c'è più. E poi a tutti i cittadini che veramente hanno creduto in me, al grande staff, alla famiglia, mia moglie che sono 40 giorni che mi vede a stento, i miei figli, quindi a tutti. Qual è il messaggio che si sente di dare a Francesco Fanelli? Francesco Fanelli per me è sempre stato un amico, ci siamo stati insieme in consiglio comunale già 5 anni fa, quindi io avrò rispetto sempre delle istituzioni, quindi collaborerò con lui e anche con la regione, prima di tutto con la regione, quindi... No, per me resta soltanto un amico e un competitor politico. E Francesco Fanelli come giudica questo risultato? Beh, la vittoria di Telesca è netta, l'ho appena ascoltato per fargli i complimenti, augurandogli buon lavoro e allo stesso tempo però mi sento di ringraziare tutti i cittadini e i cittadini di Potenza che hanno creduto nel nostro progetto. A cosa attribuisce comunque questo scarto importante? Ma adesso analizzeremo il voto, verifichiamo cosa è successo. Lo scarto è consistente, per cui c'è una scelta chiara da parte della città di voler cambiare rispetto a quello che è stato negli ultimi anni. La doppia domanda, resterà in consiglio comunale? Se sì, che tipo di opposizione sarà? Ma adesso valutiamo con tutta la coalizione, io ero il candidato sindaco di una coalizione ampia, valuteremo con loro, l'opposizione sarà un'opposizione seria, dura, critica ma anche costruttiva